Ciao ragazzi, allora questa qui è tipo la prima volta che inizio a fare un video senza sapere cosa dire. Guarda. Sì, è una vuvuzela. L'hanno comprata per la partita Italia-Slovacchia. E come potete sentire è pure una sola, il che mi avrebbe dovuto far capire come sarebbe andata la partita. Alcune persone mi chiedono quante parrucche ho, il che non è una bella cosa da chiedere in ogni caso perché non è che mi faccia molto onore. Zanzare. Comunque, contiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tra parentesi, questa è pure nuova. Che vita vuota. Prima di andare di là, però, voglio fare un'ultima cosa perché questo video altrimenti non avrebbe senso. Controlliamo un pochino su internet che cosa succede. Io sono un amante dei blog, a volte mi diverto tipo a spiarli di nascosto senza che nessuno ne sappia. Una cosa molto ninja. Andiamo su Twitter. Vediamo un pochino cosa scrivete. Vediamo se c'è qualche commento divertente. Stefania Perin su Twitter mi ha chiesto alla fine alla pianta carnivora che nome hai dato. Prima di tutto vi devo far vedere la pianta carnivora che è questa. Allora, ve lo dico subito, fatemi avvicinare. Sta morendo, cioè nel senso è quanto di più orribile mi sia mai stato regalato. Questa sembra la bocca più bella, ma in verità è morta come bocca, nel senso è proprio defunta. Queste stanno morendo, queste stanno morendo e queste qui sono le nuove bocche che stanno crescendo, vedete? Moriranno pure loro, come sono morti tutti gli altri, non mangia insetti, non fa nulla. No, non le ho dato un nome ancora. Anche qui vorrei quasi chiedervelo. Tipo, che nome potrei dare a una pianta carnivora? Però l'ultima volta che ho chiesto di dare un nome a un qualcosa era per il ragno, che è morto 2 giorni dopo. È morto. No, però se avete idee per come chiamare una pianta carnivora, ci starei. Magari al prossimo video random come questo lo dico pure. Che nome ho scelto di dare, magari seguendo quelli che potrebbero essere dei suggerimenti validi. Fatemi riposare. Oh, questa è simpatica. Nicola Esposito Faraone mi dice... Madonna assomiglia in maniera spaventosa a Jack Black. Ah, però Dennis Super Dan Silvestri vuole specificare. Sì, Jack Black in versione magra di corporatura. Grazie, Dennis. E mi sono divertito tanto a fare questo video. Fatemi sapere se volete che continui ancora a farne, altrimenti ditemi pure, no, guarda, sparati. Ci rimarrò un po' male, piangerò, però forse me ne farò pure una ragione. Comunque adesso sparisco perché di là ci stanno un po' di persone, forse è carino che vada da loro invece di essere rinchiuso in camera qui con voi e... Non so nemmeno come finirlo. Ciao!